Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Quanto è bello tornare alle origini, sono ancora a fuoco, no? Come state? Allora ve lo dico subito, ascoltatemi molto bene. Oggi esce la prima parte di questa chat nuova che inizieremo a leggere e lunedì esce la parte 2, nonché il finale, perché questa chat è divisa in due parti e siccome ho saltato mercoledì per alcuni miei motivi personali, non voglio farvi aspettare fino a mercoledì prossimo per la parte 2, quindi ve la pubblicherò già lunedì. Like subito a questo video e per questa nuova chat che inizieremo. Iscrivetevi a questo canale se non siete ancora iscritti, attivate quella cavolo di campanella. Io vi ricordo anche che questa chat è presa su spunteblu.it, su Facebook quindi di fronte alle spunteblu, su Instagram spunteblu official, e ho dato lo spoiler proprio di questa chat che inizieremo nel canale broadcast su Instagram. E mi piace il fatto di parlare di questo argomento, perché adesso vedrete, ho letto solo la parte iniziale ma già si capisce qualcosa, proprio oggi che è venerdì 8 marzo, anche se abbiamo parlato di queste cose o comunque di cose simili anche tipo il 3 gennaio o il 27 di settembre, non è il giorno che cambia la situazione, ovviamente. Scrive Eleonora, quindi leggiamo insieme. Mi chiamo Eleonora, ho 43 anni e mi dovrei sposare tra qualche mese, ma ho scoperto che il mio futuro marito mi tradisce. Non so che fare. Appena ho scoperto il tradimento di Pierluigi, ho subito scritto a mia madre. Non so perché, ma istintivamente mi è venuto di chiederle consiglio prima di fare gesti avventati. Mia mamma mi ha detto seraficamente che tutto questo è normale e che noi donne dobbiamo subire in silenzio queste cose, anzi concederle di tanto intanto. Io lo so da un lato che è sbagliato tradire e che essere traditi vuol dire non essere amati, ma dall'altra parte mia madre mi ha detto così tante cose che ora non so più cosa pensare e sono in ansia, perché fare saltare un matrimonio organizzato richiede tanto coraggio, un coraggio che non mi sento di avere. Non voglio stare sola, non voglio passare la mia vita senza una famiglia tutta mia. Ho paura della solitudine, della miseria, non mi sento le forze per lottare contro tutto questo, mi sento schiacciata. Vi ho scritto perché non so con chi parlarne e non so se la persona che mi ha fatto scoprire tutto questo sia un'amica o la mia peggior nemica. Molto bene, c'è così tanta carne sul fuoco che se dovessi prendere punto per punto quello che ha scritto finirei fra 3 giorni. Ma fatemi soltanto dire che per troncare una relazione lunga, un matrimonio, soprattutto se ci sono figli, ma anche se non ci sono vi assicuro, ci vuole coraggio, il coraggio delle proprie azioni, di prendersi le proprie responsabilità. Molto spesso noi donne, ma non soltanto, anche molti uomini prolungano, magari tradiscono, hanno vite separate, separati in casa, per cosa? Perché non vogliono lasciare il porto sicuro che rappresenta una donna che gli sta a fianco o un uomo che gli sta a fianco. Ma io non ho lavoro, chi mi mantiene se lo lascio? Ma i figli cosa faranno senza la nostra unione? Numero uno, probabilmente i figli che non sentono amore in casa ma solo freddezza, se non di peggio, ma questo è un altro discorso. Probabilmente se fate le cose per bene sentiranno meno la tensione rispetto a due genitori che stanno insieme ma non si possono vedere. Numero due, chi mi mantiene? Ma puoi stare a vita con una persona solo perché ha un lavoro? Non dico di prendere e mollare tutto da un giorno all'altro se non volete, ed è una cosa difficile da fare. Vi chiedo soltanto di fermarvi e pensare egoisticamente, forse per una volta, a voi stessi e dire: ma io posso andare avanti così? Già vi do uno spoiler, no, prima o poi esploderete, solo che passeranno anni e avrete perso un sacco di tempo. Quindi dal momento in cui iniziate a capire che non è più la vita che fa per voi, fermatevi, chiedete consiglio alle persone molto strette che vi vogliono davvero bene, e anche se loro non sono d'accordo ditegli chiaramente che è la vostra vita, che voi non ce la fate più e volete semplicemente essere supportati, non giudicati. A quel punto piano piano iniziate a capire come fare, un passo per volta. Non deve essere per forza una tragedia greca e avvenire da un momento all'altro, ovviamente se non c'è nient'altro di brutto sotto. Piano piano, un passo per volta, capito il da farsi, ma liberatevi, perché prima o poi lo farete, ve lo assicuro, solo che sarà in una maniera peggiore, esploderete. Detto questo, sopportare un tradimento è normale? Purtroppo per alcune persone la donna deve chiudere un occhio. Leggiamo insieme. Mamma, ho scoperto che Pierluigi mi tradisce, scrive Eleonora alla mamma. Io voglio annullare tutto. Quindi lei era partita bene, no? E manda addirittura una foto, perché li ha beccati o qualcuno gliel'ha mandata, di questo Pierluigi con una ragazza che è quella della borsa. Lo vedi che bacia un'altra? Vabbè,
vabbè, ovviamente per privacy hanno cancellato tutto. E allora dice la mamma, ormai ti devi sposare. Ormai, capito? Cioè, ma è meglio che l'ha scoperto prima, no? Si è risparmiata a casini legali, invece no, vabbè. E poi non si vede niente. Si vede lui e una che si baciano. Come fai a dire che lui? Si vede, ma si vedono la faccia, i capelli, gli occhiali. E poi quella felpa è la sua. Tu non hai nessuna prova. Io voglio fare saltare tutto. Non c'è bisogno di fare i drammi. Mamma, sono stata cornificata. Hai detto niente a Pierluigi? No, ancora non gli ho detto niente. Ste foto mi sono arrivate poco fa. Sei la prima a cui l'ho detto. Chi te le ha mandate? Non lo so, era un numero che non conoscevo, quindi gliel'hanno mandate. Ho chiamato ma è sempre staccato. Ok, va bene, non fare niente. Non dire niente a Pierluigi. Come niente? Stasera mi sente? No, ormai abbiamo organizzato tutto. E pagato profumatamente tutto quello che volevi. Queste foto sono uno scherzo. Sì, uno scherzo. Non sai chi te le ha mandate. Non si capisce se è lui. Basta, non c'è bisogno di fare drammi. Mamma, sono stata tradita. Per la mamma conta più il non perdere i soldi. E capisco che sia una questione pesante, ragazzi. Cioè, con tutto quello che si spende, poi annullare tutto. Certo, è pesante. Ma vale più questo della felicità di tua figlia? Del rispetto per tua figlia. Io voglio annullare tutto. Eleonora, quanti anni hai? Che c'entra, mamma? C'entra. Chi devi trovare a quest'età? Ma la gente si sposa a 80 anni e non è un modo di dire, ragazzi. E poi comunque non devi trovare per forza qualcuno. Hai trovato uno che ti sposa. Mamma mia, la considerazione che ha la mamma per sua figlia. Basta, ringrazia la Madonna. Ah, pure. Grazie, grazie mille. Mi hai fatto trovare uno che mi mette le corna prima di sposarci. Figuriamoci dopo. Mamma, hai ragione. Domani per ringraziarla vado anche a Lourdes. Ma che basta? Io voglio sposarmi con uno che mi ama. Ma Pierluigi ti ama. Ti ama pure che hai 43 anni. Quindi, cioè, se mi ha tradita non penso che mi ama. Quello non è lui. Ormai fanno montaggi, incredibile. Magari c'è una rivale che te lo vuole portare via. Tu fai saltare tutto, quella se lo prende. Mamma, ma quello si vede che è lui. Non so chi mi ha avvisata, ma può essere una persona che non vuole farsi scoprire. Ma finiscila sempre a fare drammi. Se è vero, che ci fa? Ti devi accontentare. Mamma, ma dici sul serio? È una cosa normale. Prima o poi quelli tutti così fanno. Con te, signora, con te. Pierluigi ci ha cominciato presto. Normale. Non è normale che quello esce e si vede con un altro e si baciano. È normale, invece. Fidati di tua mamma. Non ci pensare più, a te non ti cambia niente. Sta povera stupida si voleva sposare per amore. Ma tu vedi un po' le ragazze di oggi. A te non ti cambia niente. Mi cambia, mamma, quello non mi ama. Vedi di crescere, voi generazioni... Oh, ragazzi, vi giuro che non l'ho letta, ma la pensa veramente così. Voi generazioni nuove non sopportate niente. E poi ci sono tragedie, divorzi e figli e non se ne fanno più. Finiscila, tu ti devi sposare. Ti devi sposare perché la gente divorzia e non fa figli. Tu devi essere quella che ripopolerà il mondo. Mamma, ma che dici? Hai 43 anni, basta, è ora che ti sposi. Non trovi più a nessuno poi e lo rimpiangi per sempre. Ma la figlia è sconcertata. Voglio darti un insegnamento per fare durare la tua storia. Sentiamo l'insegnamento, adesso ho paura. Una scappatella ogni tanto gliela devi concedere, capito? Beh sì. Mamma, ma veramente dici? Eleonora, tu ti sposi e senti a me che sono tua madre. È una cosa buona. Mamma, mi ha scritto. Chi? La persona che mi ha mandato la foto di Pierluigi con un'altra. Bloccala e basta. Non devi sapere più nulla, basta. Sennò ti vengono tutti sti film in testa e lo vuoi lasciare. Assolutamente bloccala, non vogliamo sapere più niente. Mi ha detto che è lei. Lei chi? Eleonora torna a scriverci. Mi chiamo Eleonora e un anonimo mi ha detto che Pierluigi mi tradisce. Adesso so con chi. Devo sposarmi tra qualche mese e mi è caduta addosso una valanga gelata. Il mio futuro marito forse è un'altra, forse? Un anonimo mi ha mandato delle foto in cui Pierre bacia un'altra. Si danno la mano. Io non so se credere a queste foto. Se ci pensiamo bene potrebbe essere tutto e niente. Una stretta di mano, un bacio su una guancia, dato in direzione sbagliata. Non so se credere a questa persona. Sembra che mi conosca bene. Sembra che conosca la mia paura più grande, che è quella di rimanere sola. Di non avere nessuno al mondo, di dover combattere contro questa vita senza nessuno al mio fianco. Ho 43 anni e sono stata educata a essere buona, remissiva e a sposarmi. Mi hanno insegnato a non avere grandi aspirazioni, a sopportare, a comprendere sempre gli altri. Ho fallito miseramente in tutto. A 43 anni non ho ancora un marito. Ma è come se fosse veramente l'obiettivo della vita. E adesso che ho finalmente organizzato l'unico vero obiettivo di tutta la mia esistenza, scopro di essere tradita. Non so se ce la faccio ad andare avanti, non so se ce la faccio ad annullare il matrimonio, non so nemmeno se fidarmi di Athos e del suo piano. Chi è Athos ora? Cioè, cos'è? Chi è? Ok, e qui qualcuno, penso alla persona anonima, manda un'altra foto di Eleonora in cui ci sono appunto questa ragazza misteriosa e questo Pierluigi. Quasi danno la mano manina. Vedi, Leonò, il tuo Pierluigi ti tradisce. Chi sei? Sono un ammiratore, ti amo nell'ombra. Ah, proprio perché non potevi avere nessun altro. Certo, un tizio che si mette a rincorrere il tuo futuro sposo a fargli le foto dà un po' d'ansia, però vabbè. Cosa? Posso dirti chi è lei? Dimmelo per favore, Barbara.
Barbara? L'ex di Pierluigi? Barbara? Ma non si sono lasciati anni fa? Lei è tornata alla carica, si vedono, le hai viste le foto, devi lasciarlo, devi annullare il matrimonio. Ma perché mi dici tutto questo? Chi sei? Chiamami Athos, dimmi il tuo vero nome, perché non puoi parlare? Te lo dirò solo quando sarai una donna libera, libera di amare chi vuoi, senza catene. Perché non puoi dirmelo adesso? Perché il mio amore deve restare segreto, stai per annullare un matrimonio, sei una donna intelligente, gli angeli custodi lavorano in segreto. Pensaci, Eleonora, ti chiedo solo questo, non devi avere paura di rimanere sola. Appena lascerai Pierluigi avrai me al tuo fianco. Ho capito, ma chi sei? Magari non mi piaci. Non posso annullare un matrimonio senza avere delle prove concrete di quello che dici. Più concrete di queste foto? Potrebbe essere un saluto venuto male o una stretta di mano per un gioco. Comunque questo è vero, eh. Come faccio a saperlo con certezza? Ascolta, Eleonora, presto potresti avere una prova umana. Che vuol dire una prova umana? Io affronterei la situazione subito. Prova umana? Che intendi? Barbara, tu non la conosci, è una rivista, una sanguisuga, una manipolatrice. Vuole farsi mettere incinta di Pierluigi. Oddio, ma perché c'è sempre qualcuna che si fa mettere o si vuole far mettere incinta o usa il fatto di essere fintamente incinta? Voglio fare un nuovo merchandise delle felpe con con un test di gravidanza su. Pierluigi ti ha tradita e Barbara vuole soffiarti il marito. Quella resta incinta e Pierluigi probabilmente la sposerà. Ti lascerà sicuramente lui. Lascialo tu per prima, togliti questo sfizio. Sembra che tu voglia farmi lasciare. Perché? Perché ti amo, ecco perché. L'amore è sempre la risposta a tutto. Ti conosco, almeno dimmi questo. Io ti conosco bene, tu no. Come posso fidarmi? Come posso crederti? Vuoi delle prove certe? Sì, per forza. Ok, fai così. E poi niente, ragazzi, è la seconda parte e anche la finale lunedì. Non vi faccio attendere fino a mercoledì, ma lunedì, quindi fra un paio di giorni, finiamo questa chat assurda. Più che altro questa chat spero serva ad instaurare un contraddittorio anche qui giù nei commenti. Scrivete le vostre esperienze se le avete avute, se vi siete sposate e lasciate, se invece avete fatto finire un rapporto che magari è durato anni o anche poco. Scrivete esperienze di come vi siete sentite, di cosa anche sentiti, se vi è capitato al contrario, eh. Però cerchiamo di parlarne in modo che chi è in dubbio, chi non ha la forza, chi sente percepisce di non avere la forza, ma non è vero, perché tutti ce l'abbiamo, di essere felici veramente, possa leggere e meditare, ecco, meditare. Mando un bacio enorme e nulla, ci vediamo lunedì con la parte 2, nonché la finale. Like a questo video ora, grazie a tutti, e spoilerone nel canale Brody su Instagram, sul mio Instagram. A lunedì, e nel frattempo mi raccomando, fate i bravi.